Al tuo bravo ragazzo come ti sei avvicinato? Poi mi interessava anche il dialetto, l'accento che hai usato. Ah, il mio bravo ragazzo mi sono avvicinato pensando appunto al fatto che era un uomo con delle passioni che erano ovviamente quelle descritte dalla sceneggiatura, che erano questi indiani d'America, questo aspetto un pochino fricchettone, un po' di uno fermo da qualche parte con le sue passioni e con la sua, col suo livore, la sua rabbia interiore per ciò che non gli sta bene. In realtà è stato abbastanza facile, nel senso che è una realtà che secondo me si vede tutti i giorni abbastanza in giro, cioè basta prendere la metropolitana e ne vedi tanti persone come lui. In più ovviamente collaboro con Lucio e una sceneggiatura e con gli altri, con tutti quanti gli altri attori. Per quanto riguarda il dialetto, mi piaceva che fosse possibile usare, a parte c'è una persona in particolare che mi ricorda questo personaggio ed è un umbro marchigiano, per cui mi piaceva andare in quella direzione là, insomma, tra l'Umbria e l'Alto Lazio. E poi c'è una comunità di appassionati di rock duro che, dalle parti del Ternano, che mi ha sempre incuriosito vedere questo aspetto così quasi americano, però impiantato su un linguaggio di questo tipo qua, che mi fa, insomma, fa un contrasto che mi fa ridere, ecco. Nei film è molto presente il rapporto tra la nostalgia e i tempi di oggi. Tu come la vivi? Come l'hai vissuta nel film e come la vivi tu come Pier Francesco Favino? No, io non so se è presente un tema della nostalgia, il rapporto tra nostalgia e tempi di oggi. Penso che siano personaggi che hanno bisogno invece di appartenere all'oggi e che il fatto che non ci riescano genera un po' di frustrazione, genera un po' di rabbia, però non sono personaggi che sono fermi a qualche cosa di qualche tempo fa, sono persone che anzi rivendicano il diritto di appartenere all'oggi con il massimo delle loro forze e possibilità.